La natività rubata a Palermo segue probabilmente la stessa scia di sangue della guerra di mafia, ma anche gli anni romani di Caravaggio si consumano tra sangue e violenza. Lontano dai pennelli e dalle prostitute che gli fanno da modelle e poi diventano anche sue amanti, Fillide e Lena su tutte, Caravaggio diventa un'altra persona. Si ubriaca, gira armato, ingaggia duelli, viene più volte arrestato e poi scarcerato grazie alla protezione continua del cardinale del Monte. Ma un evento su tutti lo segna e segna la sua arte, facendola scivolare verso la crudezza e la brutalità da cui era attraversata quell'epoca, la condanna a morte di una giovane nobile accusata di parricidio, Beatrice Cenci. Quando il carretto con Beatrice, la sua matrigna Lucrezia, i fratelli Germano e Bernardo imbocca il Ponte degli Angeli, dove oggi i turisti si fanno i selfie, e invece quel giorno è pieno di folla, tant'è che il carretto non riesce quasi a passare, siamo all'atto finale di un giallo che ha infiammato la città. Giallo mediaticamente clamoroso che oggi forse racconteremmo con un plastico e chissà quanti dibattiti televisivi. Che cosa è successo? Circa un anno prima, nel 1598, il conte Francesco Cenci, uomo ricchissimo e potentissimo, è stato ucciso a bastonate nell'orto del suo castello. Il Papa ha aperto un'indagine. Vengono interrogate tante persone, vengono interrogati tutti i membri della famiglia Cenci. Nessuno parla, poi si passa alla tortura, e la tortura della corda è qualcosa a cui è difficile resistere, e quindi ciascuno racconta un pezzetto della sua verità, della sua storia. Ma Beatrice racconta qualcosa di tremendo, e cioè la decisione di uccidere suo padre è venuta al termine di anni di abusi sessuali. Tutto questo morbosamente, naturalmente, infiamma la città, riesce, diciamo, a col passaparola a creare una serie di leggende metropolitane, ma il risultato è che alla fine Beatrice, sua madre e i fratelli stanno andando verso una morte certa, sicura, terribile. C'è un caldo torrido, una giornata di afa, pesante, non si riesce a respirare. Provate a immaginare qui intorno una folla pazzesca che sta aspettando il carretto che porta Beatrice Cenci con la sua matrigna Lucrezia, i due fratelli, passa in mezzo alla gente e arriva verso il patibolo che è stato preparato qui davanti all'ingresso di Castel Sant'Angelo, dove c'è una piazzetta. La gente urla e in mezzo alla folla c'è Caravaggio, ma c'è anche Orazio Gentileschi con la sua figlia Artemisia. Sono tutti venuti ad assistere a questo spettacolo da Gran Guignol. E cominciano anche dei tumulti e sono talmente, diciamo così, incontrollabili che c'è qualcuno che finisce dentro al Tevere e affoga, altri muoiono di infarto. E in questa situazione così, diciamo, terribile, Caravaggio assiste a questa scena che è la decapitazione di Beatrice, che prima di essere portata sul patibolo comincia a gridare contro Papa Clemente VIII. E anche la gente comincia a gridare contro il Papa, perché in realtà tutti sono convinti che questa sia un'esecuzione che serve al pontefice per appropriarsi dei beni della casa dei Cenci. Finalmente si arriva al momento drammatico, tragico, nel quale Beatrice viene decapitata e dopo di lei sua madre, le teste vengono avvolte in un velo e Caravaggio, guardando questa scena spaventosa, prova a immaginare un dipinto che poi diventerà Giuditta e Oloferne. Oloferne è forse il suo primo autoritratto, Giuditta
come modella Effillide, la sua amante, una cortigiana di Roma, e questo dipinto e questa scena sono talmente potenti e talmente forti che quando la piccola Artemisia Gentileschi avrà l'età, che è la stessa età in cui viene decapitata Beatrice Cenci, dipingerà anche lei una Giuditta e Oloferne che sembrano quasi la copia del quadro di Caravaggio. Quella macelleria a cui assiste da spettatore sconvolge il carattere già instabile di Caravaggio. La sera del 28 maggio 1606, al campo della Pallacorda, qui dove siamo adesso, in via della Pallacorda, Caravaggio uccide Ranuccio Tommasoni in un duello conseguenza di un attacco di gelosia. Non è chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente. Quello che è certo è che da quel momento Caravaggio diventa un assassino condannato a morte e ricercato dalla milizia papalina. A quel punto ha una sola via d'uscita: fuggire da Roma. A proteggerla è Costanza Colonna, che lo fa nascondere nei possedimenti di famiglia nel Basso Lazio. Poi da lì si trasferirà a Napoli.